La settimana Italia-Cina della scienza, tecnologia e innovazione 2021, edizione online, oggi 2 dicembre, secondo giorno dedicato ai seminari tematici. Seminari incentrati su temi di importanza strategica per i due paesi, per l'Italia e per la Cina, muovendo dai risultati di alcuni progetti congiunti per allargare la cooperazione. La fisica delle particelle e delle alte energie, dall'infinitamente piccolo ai confini dello spazio, a partire dall'esperienza del laboratorio congiunto tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, e il suo omologo Chinese Institute of High Energy Particles. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. Ma l'esperienza è molto interessante, e, diciamo, per me non è la prima volta che partecipo a queste joint adventure di Italia-Cina che collaborano in una maniera molto interessante e innovativa nel settore della fisica delle alte energie, perché il settore della fisica delle alte energie è un settore che produce molte innovazioni tecnologiche, quindi oltre l'aspetto scientifico di grande rilevanza, perché si fanno misure che non sono ancora state fatte sia presso gli acceleratori di particelle ma anche nello spazio, quindi per l'astro particle physics, ci sono appunto queste tecnologie innovative che, come avete sentito, trovano anche riscontro e applicazioni nel sociale, soprattutto per esempio nel campo della fisica medica, per cui questo joint lab che è nato diversi anni fa e che noi abbiamo seguito come INFN con molta passione e anche molta dedizione, è un laboratorio molto importante che sta dando i suoi frutti scientifici ma anche, ripeto, tecnologici. La IEPR e l'INFN collaborano ormai da 20 anni. Io credo che l'aspetto che si è colto in questo incontro più evidente sia il fatto che siamo persone che negli anni hanno costruito un rapporto solido umano di amicizia e di fiducia. Questo vuol dire che anche le sfide più dure e più improponibili diventano attaccabili e le ricadute nella vita di tutti i giorni sono notevoli. Le ricerche che noi compiamo permettono di sviluppare tecnologie che poi si traducono in un aiuto importante per la diagnosi e la terapia di malattie reali delle persone reali. E tutto questo avviene anche grazie al fatto che non viviamo su una torre d'avorio separata dal mondo, ma collaboriamo continuamente con il substrato industriale dei due paesi. Detto questo, togliendomi il cappello del direttore del laboratorio e pensando da cittadino italiano, questa è anche una formidabile possibilità per offrire una vetrina all'eccellenza scientifica e tecnologica, accademica ed industriale dell'Italia. Per fare questa fisica di frontiera bisogna costruire degli esperimenti sperimentali di elevatissima complessità e per riuscirci bisogna anche sviluppare tecnologie cutting edge, molto innovative. Ora, sovente queste tecnologie trovano poi anche un'applicazione in altri ambiti. E qua quindi l'impatto in strumenti che esistono ad oggi negli ospedali, strumenti per imaging, per esempio appunto gli scanner PET, per la rivelazione dei tumori in una fase molto precoce, perché si riesce a studiare il metabolismo delle cellule anziché la morfologia o la struttura, e strumenti per il trattamento, si pensi per esempio alle facilities di adroterapia o di terapia con particelle che sfruttano un principio della fisica che ci permette di trattare il tumore in una zona molto più focalizzata rispettivamente alle tecniche più tradizionali di irraggiamento con raggi X, quindi è qua il nostro fattore di impatto, imaging e trattamento. Esattamente, noi collaboriamo da ormai quasi 10 anni con l'esperimento BEST3 con i nostri colleghi della IEP per sviluppare un rivelatore particolarmente innovativo di tecnologia italiana sviluppata dall'INFN che dovrebbe essere installato nell'esperimento nei prossimi anni e in qualche modo
potenziare la capacità di fisica di scoperta degli esperimenti. In questi anni abbiamo sviluppato e costruito una parte della tecnologia qui in Italia, la stiamo portando in Cina, adesso siamo rallentati ovviamente per la pandemia, nei prossimi mesi speriamo di poter ritornare a viaggiare e poter finire quello che abbiamo iniziato. Il ruolo della nostra azienda è quello di realizzare non tanto il sensore, ma di realizzare tutta l'elettronica che si connette al sensore e che ne permette il corretto funzionamento. Quindi il nostro ruolo è di totale supporto alla ricerca scientifica di base, fornendo la strumentazione ideale per il massimo rendimento di questi sensori, che poi verranno utilizzati nei grandi esperimenti di fisica e produrranno risultati scientifici di interesse e di rilievo.